Il risparmio energetico è un'esigenza sentita a livello globale ed ogni nazione sente il dovere morale di sensibilizzare l'opinione pubblica sulle fonti rinnovabili e sulle condotte antispreco da adottare. In Italia abbiamo Millumino di meno, una campagna di sensibilizzazione radiofonica ideata da una delle trasmissioni radiofoniche di Radio 2 Rai di maggior successo, Caterpillar. In questa opera di sensibilizzazione l'obiettivo prediletto sono le scuole di ogni ordine e grado, chiamate a manifestare il loro amore verso il pianeta, promuovendo buone pratiche quotidiane di risparmio energetico. Dal mondo scolastico proviene anche l'inno della campagna, realizzato da alunni tra gli 8 e i 14 anni. Anche Fano, come di consueto, ha aderito con le sue scuole all'edizione 2016 di Millumino di meno. Una giornata importante che vede Fano protagonista della campagna, la più importante campagna di sensibilizzazione sul risparmio energetico presente nel nostro paese, che è appunto Millumino di meno, promossa da Caterpillar, il famoso programma di Radio 2, che Fano quest'anno farà vivere insieme alle scuole, dalle elementari alle superiori, le associazioni e la presenza anche importante della musica, in particolare attraverso il contributo degli Obelisco Nero, ma anche delle scuole, dei ragazzi che hanno preparato un pomeriggio molto importante dal punto di vista musicale, a partire dalle 4:30 fino alle 7 in piazza 20 Settembre. Insieme canteremo, suoneremo e a un certo punto soprattutto spegneremo le luci. La musica, le note come veicolo di messaggio, insomma, per sensibilizzare giovani generazioni, ma anche generazioni attuali, insomma, e future. Sicuramente sì. Quest'anno poi ci sarà, mi piace dire, uno scontro tra la musica dal vivo, appunto, degli Obelisco con la canzone vincitrice del concorso Scrivo una canzone, mi illumino di primi, appunto scritta da Tersali Centinarola, così faccio anche una bella figura, e quindi canzone On My Bike, completamente acustica, suonata dal vivo dagli Obelisco Nero. Scontro amichevole ma generazionale con la canzone fatta da Jacob Giacomo Groffi, fatemelo dire, che sarà completamente elettronica con due voci veramente veramente belle. Quindi due generi, due mondi completamente diversi che con lo stesso intento, gli stessi testi, le stesse parole, le stesse voci dei bambini che accomunano tutti quanti, una piazza sicuramente poco illuminata di luci ma molto illuminata di altre cose, spero.